GiorgioTerranova di cinematografo.it. Allora, volevo partire con una domanda per Sara Lazzaro, perché il tuo personaggio, il personaggio di Marzia, è un po' una finestra sul mondo della consapevolezza, della crescita personale, e noi la vediamo in opposizione a Lillo. Però al tempo stesso questo contrasto genera anche un'affinità tra i due, perché Marzia fa proprio ciò che Lillo vorrebbe fare, quindi essere padrona del proprio destino, della propria vita. Quindi secondo te esiste questo contrasto, ma anche questa dimostrazione da parte di Marzia della trasparenza e della spontaneità di Lillo? Secondo me sì, mi fa anche piacere che hai colto questa sfumatura. Io penso che Marzia fa un viaggio, soprattutto nella prima stagione, è un po' alla ricerca di se stessa, diciamo, e parte per questo viaggio in Giappone cercando questo. La cosa che è molto bella è che lei non dice che non ama più Lillo, ma ha bisogno di amare più se stessa, che è una cosa all'interno di una situazione così comica e paradossale, è una cosa molto profonda e anche delicata, no? E secondo me la relazione che si è creata con Lillo fa vedere come secondo me queste due cose possono andare a braccetto. Sì, c'è una comunicazione necessaria tra questi due mondi. In verità sono molto simili perché entrambi cercano la stessa cosa, ma in forme diverse e in modi diversi. In questa seconda stagione, cioè, lei va in Giappone cercando se stessa e trova un uomo. E è anche interessante perché secondo me. E anche racconta un po' di un personaggio che non riesce fino in fondo a bastarsi, no? E quando è lì trova una persona che la fa sentire riconosciuta, accettata e voluta, che è un uomo che lei crede che la veda veramente per quello che è, le sue potenzialità, che sono. Questo uomo è rappresentato da il favoloso Corrado Guzzanti. Povera, no? Sì, diciamo che ecco, i personaggi a cui si lega Marzia hanno una somiglianza, i personaggi che tu interpreti, con quelli che hanno caratterizzato la maggior parte della tua carriera, perché sono personaggi che rappresentano l'attualità e l'oggi, però sono anche esasperati, ribaltano gli stereotipi, sono un po' nonsense come sono stati i tuoi. Tu hai notato questa somiglianza tra i tuoi personaggi interpretati in Sono Lillo e quelli di gran parte della tua carriera? Sì, certo, rientrano in una categoria già esplorata. Questo personaggio che faccio quest'anno sono sempre estremi, a parte che mi trovo sempre a interpretare, immagino anche la terza stagione, un personaggio che serve a contendere a Lillo. Marzia, e la cosa veramente comica è perché lei ne resti affascinata, perché penso che qualunque, sono spettatore, vedendo appunto un personaggio come tu lo hai descritto, immediatamente capisce che si tratta di un cialtrone, però sono appunto personaggi che le mostrano stima e le fanno intravedere un mondo di realizzazione, di completezza, e forse questo è l'ingrediente per cui lei momentaneamente se ne invaghisce, non capendo subito con chi ha a che fare. Invece, relativamente al personaggio di Luna, è un po' il personaggio chiave del multiverso, che è l'elemento fantastico di questa seconda stagione. È molto divertente il fatto che lei abbia una mente legata al fantastico, al surreale, però è una donna molto pratica, con un approccio, insomma, molto fattivo alla vita. E cosa hai pensato quando hai parlato, hai letto di questo personaggio e come descriveresti Luna? Allora, quando mi hanno proposto questo personaggio, la domanda che mi sono fatta è perché? Cioè, perché io devo interpretare un personaggio che si discosta totalmente dalla mia anche comicità? In realtà poi ho capito perché, perché Luna è un'invasata e io un po' sono invasata, quindi nel mio mondo chiaramente, e quindi probabilmente c'era un'affinità caratteriale tra me e Luna, ed è vero, cioè Luna è invasata ma ha una praticità che è tipica proprio di una donna meneghina milanese, perciò quello è stato trasportato sul set. Ok, per chiudere, cosa pensate voi del politicamente corretto? Io non amo il politicamente Sì, corretto. concordo.
Neanch'io penso che una cosa che nei principi è corretta, nell'applicazione diventa a tratti ridicolo, perché a tutti noi è capitato, specialmente in certe produzioni, di vederci contestate delle cose assolutamente Inutili, banali. normali, quindi c'è un diciamo che sembra diventata una fobia, cioè politicamente corretto No, oggi no, esprime è la fobia irrituale in di questo certe senso. produzioni che hanno il terrore che si dica qualunque cosa. Questo certo per un artista, diciamo, È è un po' tranchant. castrante. Sì. Ok, allora grazie mille. Grazie a Grazie. te.